Ciao amici di Country Live, io sono qui al Country Road Parco Lonzina Torreglie con il grande Gianlu TX. Yeah! Ciao Tiziana, ben trovata. Tutto bene? Tutto benissimo. Allora parto subito con la prima domanda. Dai, sentiamo. Gianluca, allora, al di là che in una serata è normale metti su i pezzi e tu dici preferisco il two step, quindi vai anche a tua preferenza personale, ma il lavoro non è durante la serata, il lavoro è prima, durante il giorno, durante le settimane, nell'ascoltare musica, nel capire cosa ti piace, cosa no, nel selezionarla, nell'acquisirla per poi presentarla in serata. Ho capito bene, cioè il lavoro è tutto a monte. Esatto, cioè la cosa è, allora, per me è una grande passione, quindi se mi capita di ascoltare qualcosa che mi piace lo metto su. Io ti voglio fare un esempio che mi è capitato proprio un paio di settimane fa, quando c'è stata la serata dal tramonto all'alba a Cavriago. Ho messo su una canzone di un artista semi sconosciuto della Georgia, il cui disco io ho trovato per caso. Lui si chiama Chris Stalkap e ha nel suo disco, che è un disco bellissimo, ha una canzone su cui ci si può ballare perfettamente il two step, e la canzone si chiama Ogeechee River. La metto su, poi decido di filmare la gente che balla two step. La butto su Twitter dicendo two stepping in Italy, wait, e poi ho taggato l'artista. L'artista il giorno dopo ha retweetato il mio tweet scrivendo: questo è fantastico, grazie. Che meraviglia. Il potere dei social, che meraviglia. Quindi lì mi prendo posso prendermi il merito di aver portato questo pezzo in Italia, perché prima non lo conoscevo. La prima volta che l'ho messo su ho visto gente con Shazam che non glielo trovava ed è venuta a chiedermi chi era. Ho detto: guarda, il computer lì, fai tutte le foto che vuoi, tanto nel momento, perché per come la vedo io, nel momento in cui decido di copiarmi tra virgolette un pezzo che ho trovato io, vuol dire che... No, poi ne trovo altri 14 di quel genere lì, quindi io no, non ho questo problema, non sono come altri DJ che ogni tanto si tengono stretti i pezzi. A me non mi interessa, cioè io te lo faccio sentire, ti piace, ti dico anche chi è, poi dopo io alla fine ne trovo altri 1000, cioè, considerato che ascolto musica dalle 7 del mattino alle 9 di sera, quindi... Madonna, che meraviglia, proprio la tua passione. Gianluca, io ho fatto un'intervista con Igor Pasin e parlavamo del two step, e mi ha detto che la difficoltà del two step è che non si conosce in Italia, per cui molte persone si avvicinano al country, alle scuole di country per la line dance in realtà. E tu che sei un DJ, constati anche tu questa situazione? Allora, io quando mi fanno questa domanda qua porto un esempio di un film che è Il silenzio degli innocenti. L'hai mai visto? Sì. Hai presente quando Hannibal Lecter dice con la Clarissa Starling: cos'è che uno desidera? Ciò che conosce. Okay. Nel momento in cui non fai conoscere il two step, come fa la gente a richiedertelo? Che grande! È un poeta, Gianluca, e io su queste parole, è una chiusura perfetta, meglio di così non poteva essere, ti ringrazio e ti saluto. Grazie a te e saluti a tutti. Fantastico, grazie che hai condiviso con noi questa meravigliosa esperienza, e spero di venire a intervistarti ancora presto, così mi dirai altre pilloline, altri gossip sul mondo country. Va bene, ok. Sempre divertente fare due chiacchiere con te, Tiziana. Grazie Gianluca e a prestissimo. Grazie, ciao. Ciao.